Voglio continuare ancora per qualche giorno a riflettere, per chiudere in un certo senso, sintetizzare questa nostra riflessione sulle anime del purgatorio, sulla morte e sul rapporto che Padre Pio aveva con le anime del purgatorio. Proprio perché questo non ci rattrista, ma anzi è un motivo, come sappiamo, che ci può anche non solo spronare a cambiare vita, a vivere bene, a vivere nella fede, nella speranza, perché il purgatorio ci invita a scoprire in noi, ad accendere laddove è spento oppure è indebolito, a rafforzare il desiderio di Dio, il desiderio del paradiso, che è quel desiderio che ogni uomo ha nel suo cuore, perché Dio glielo ha posto nel momento in cui l'uomo è stato creato. Anche chi non crede a questo desiderio, solo che è lì in fondo, è sopito, è diciamo addormentato, è coperto, è inabissato nel proprio egoismo, nella propria diciamo idea di potere e di, tra virgolette, nella propria illusione della immortalità umana. E il desiderio di Dio ha contraddistinto tutta la vita di Padre Pio. Un desiderio che lui ha vissuto fino a purificarlo attraverso il dono della notte dello Spirito. La notte dello Spirito è appunto un dono che Dio dona ai mistici come Padre Pio, come Giovanni della Croce, la stessa Madre Teresa di Calcutta, in cui la apparente assenza di Dio provoca nelle persone un dolore immenso. Ma leggiamo un brano di una lettera che Padre Pio scrive al suo confessore, Padre Agostino da San Marco in Lamis, quando appunto gli parla di questa sua anima che vive la notte dello Spirito, vive questa, come dicevo, assenza apparente di Dio, ma un'assenza carica d'amore. Leggiamola. Allorché sono in questa notte, scrive Padre Pio a Padre Agostino, io non saprei dirvi se mi trovo nell'inferno o nel purgatorio. Gli intervalli nei quali scende un po' di luce nel mio spirito sono assai fugaci e mentre mi domando allora conto del mio essere, mi sento in un baleno cadere in questo carcere tenebroso. Istantaneamente perdo la memoria di tutti quei favori dei quali il Signore fu sì largo con la mia anima. È la lettera numero 314 dell'epistolario numero 1 e che noi continueremo un po' a commentare brevemente domani, sempre Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!